34 punti di differenza, una sfida sulla carta che ha un solo pronostico: l'Inter in battuta contro l'Empoli, penultimo in classifica. Un Empoli che però ha vinto una sola volta in trasferta in questo campionato, proprio a San Siro contro il Milan. Prova ad accendersi l'Inter, Cambiasso, attenzione, zona tiro, allarga per Jimenez, c'è il raggio su di lui, Jimenez di poco all'arco. Se ne va Kivu, grande giocata, vuole andare fino in fondo, dentro per Cruz. Dall'altra parte sta arrivando Jimenez, possibilità, attenzione, esce Passi, Jimenez preferisce toccare dentro, si salva l'Empoli, occhio però, Stankovic, Passi, grande intervento, prima vera occasione per l'Inter. Occhio a Pozzi, vuole andare fino in fondo, destro di Pozzi. Guarda il cross con l'esterno di Vieira, pallone che resta lì, poi Stankovic, rigore, calcio di rigore. Si muove la testa di Vannucchi al momento dell'impatto. A parte Ibrahimovic, 1-0 per l'Inter che sblocca al 34esimo. Avanza Marianini, prende il tempo a Vieira e poi lo mette giù, o comunque lo trattiene. Calcio di punizione e cartellino giallo per Vieira. Primo ammonito anche nell'Inter dopo Vannucchi. Espulso Vieira. Sì, perché... espulso per proteste. Vannucchi, battuta corta, zona tiro, destro, Julio Cesar su Boucher. Di Boucher, attenzione, prova il cross, buono, a saltare, Soldati subito protagonista, pallone che esce di nulla. Parte il cross di Budel, colpo di testa, miracolo di Julio Cesar su Pozzi. Cerca il barco, non affretta Cristian Kivu, molto bravo come sempre, palla al piede, tocca a Maxwell che se ne va, entra in area di rigore, Maxwell, colpo di testa, pallone che termina di un soffio al lato, era andato Materazzi. Parte il cross di Boucher, Pozzi può far sponda, attenzione, Saudati controlla, Materazzi subito, calcio di rigore. Calcio di rigore concesso all'Empoli, qui non ha dubbi l'arbitro. Saudati contro Julio Cesar, Saudati, Julio Cesar! Julio Cesar! È vicino il fischio finale di Tagliavento, a saltare Ibrahimovic. Non c'è più tempo, vince l'Inter 1-0. Decide il calcio di rigore di Ibrahimovic, l'Inter ha più 8 sulla Roma,